E là, ciao amici e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi faremo un ritratto in stile fantasy. Questa mia amica ha tatuata nel braccio una farfalla perché gli piacciono le farfalle e quindi ho deciso di creare su di lei un effetto, un ritratto in stile fantasy con delle farfalle che voi potete benissimo cambiare in qualsiasi altra cosa vi piaccia. L'effetto è molto carino, infatti vedrete alla fine, e non è neanche così difficile farlo. Quindi basta che mi seguirete attentamente e vedrete che avrete degli ottimi risultati. Allora, la prima cosa che dovremo fare è ovviamente aprirci il nostro Photoshop e aprirci la foto che ci interessa. Io ho aperto questa foto e come potete vedere qui dovremo trasformarla in bianco e nero. Niente di più facile, basterà andare su Immagine, Regolazione, bianco e nero. Cliccherete su bianco e nero e dopo, se la faccia non vi verrà chiara in questo modo come ce l'ho io, basterà andare a aggiustare su Regolazioni e Luminosità e Contrasto. Come potete vedere, dopo si può giocare sul bianco. L'importante è che l'immagine sia bene o male con il viso un po' tendente più sulla luce, quindi più bianca, perché dopo vedrete l'effetto che voglio ricreare. Bene, quindi una volta trasformata la nostra immagine in bianco e nero, cosa dovremo fare? Dovremo andare a prenderci l'oggetto che vogliamo inserire nel nostro ritratto. Io, come vi avevo anticipato prima, ho scontornato una farfalla perché voglio fare un ritratto con questa farfalla. Ho trovato una farfalla abbastanza elegante, molto carina, e ho deciso quindi di creare questa farfalla. Quindi, una volta scontornato la nostra farfalla, se non sapete come scontornare un oggetto, vi ricordo vi lascerò il link magari qui sotto nella descrizione di come scontornare un oggetto. Quindi, una volta scontornata la nostra farfalla, cosa dovremo fare? Dovremo crearci un gruppo di farfalle. In questo caso io dico farfalle perché voglio ricreare delle farfalle. Quindi io, senza perdere tempo, star lì a riprodurne una alla volta, ho creato un gruppo di farfalle, come potete vedere. È molto semplice, basta soltanto che una volta che ho creato, praticamente la mia farfalla, che in questo caso, come vedete, è questa. Andrò con Ctrl J a ricrearne una dello stesso tipo, come vedete, mi si è raddoppiata la farfalla, e poi deciderò di metterla dove voglio, di ridimensionarla, ruotarla a mio piacimento. Basta andare su Modifica, Trasforma, Scala per rimpicciolirla, tenendo sempre premuto il tasto Shift o maiuscola, mi raccomando, e con il tasto o clic destro sul mouse sul riquadro aperto ruota, vado a ruotarmela e vado a posizionarmela dove voglio. Una volta fatto, clicco su invio. Come vedete, ho ricreato così la mia farfalla e la posiziono a mio piacimento dove voglio e creo così, con Ctrl J, sempre più farfalle, e le posiziono nelle posizioni in cui voglio. Bene, ragazzi, una volta fatto questo, siamo pronti per spostarci il nostro agglomerato di farfalle sul nostro ritratto. Qui, come vedete, ho creato un gruppo molto semplice, basta cliccare su col pulsante destro, vi verrà fuori un'opzione con su scritto Crea gruppo. Bene ragazzi, una volta che abbiamo creato il nostro gruppo di farfalle, cosa dovremmo fare? Dovremmo andarcelo a spostare sulla faccia, in questo caso della mia amica, nel vostro caso il ritratto che avete voluto far voi, e andarci a modificare la grandezza con Modifica, Trasforma, Scala. Mi raccomando ragazzi, tenete sempre premuto il tasto Shift per non modificare l'altezza o tutte le varie forme della figura, quindi ce la portiamo più o meno dove vogliamo e clicchiamo invio.
Ecco, una volta fatto questo, dovremo, se avete creato un gruppo come ho fatto io, cliccare col pulsante a destra del mouse e andare su Unisci gruppo. Questo per permettere così dopo di agire sul livello di fusione, perché noi adesso andremo sul livello di fusione e andremo a cliccare su Moltiplica. Ecco. Ora ingrandiamo un po' la nostra foto e andiamo a eliminare tutto quello che c'è in eccedenza. Quindi con lo strumento gomma, clicco sulla mia gomma, aumento un po' il diametro, vado a eliminare la parte che non voglio. Quindi quella in eccedenza sul mio volto. Mi raccomando, con un pennello morbido per ammorbidire le curve, vado a eliminarmi tutta la parte che non mi interessa con le farfalle, ad esempio sui capelli e fuori dal viso per adesso. Bene. Una volta che ho eliminato la parte in eccedenza fuori, andrò anche ad eliminare la parte che ho sull'occhio. Quindi riclicco, mi abbasso un po' con la dimensione del pennello, elimino quello che mi è andato sopra l'occhio. Ecco, così. Dato lo schermo. Avremo così la nostra parte, però non è finita qua perché dovremo andare a cancellarci anche la parte sulle labbra. Quindi, sempre la nostra gomma, andiamo a eliminare la parte in eccedenza sulla bocca della ragazza, in questo caso della mia amica. Bene ragazzi, una volta che abbiamo cancellato la parte in eccesso, cosa andremo a fare? Andremo a cambiare la parte dell'occhio della nostra ragazza. Quindi cliccheremo sul livello bianco e nero e andremo a crearci una maschera veloce cliccando su questo pulsante qui, modifica in modalità maschera veloce. Ci allarghiamo un po' l'immagine. Ci prendiamo il nostro pennello soft e andiamo a crearci una selezione. Piccolo così e andremo a ricliccarci su per creare selezione. Andiamo su selezione inversa per prendere solo l'occhio e con immagine, regolazioni, tonalità e saturazione, cliccando su colora, andremo a prenderci il colore che ci interessa. In questo caso, visto che le farfalle sono dorate e verdi, vado a prendermi il verde e vado ad aumentare la mia saturazione. Un verde acceso, così. E clicco su ok. Una volta fatto, Ctrl D, elimino la selezione. Stessa cosa faremo sull'altro occhio, quindi clicco sulla maschera veloce. Mi creerò una selezione veloce in questo modo e quindi, come sull'altro occhio, poi andrò a ricliccare sulla maschera. Una volta fatto, andremo a creare la nostra selezione sull'occhio, schiacciando su selezione inversa e stessa cosa, immagine, regolazioni, tonalità e saturazione. Clicco su colora. E mi sposto più o meno con lo stesso valore creato prima. Clicco su ok.
Ctrl D, deseleziono e avrò creato così i due occhi colore verde. Bene, arrivati a questo punto, vado a crearmi un nuovo livello, e lo metto in cima a tutti, quindi clicco su gruppo 1, clicco su questo crea nuovo livello, vuoto, e vado a scegliermi con il tasto pennello un pennello con le crepe. Se non lo avete, ve lo metterò in descrizione. Andiamo a scegliere un pennello adatto. Questo no. Quindi vado a scegliermi il pennello che mi interessa. Questo clicco sopra il viso della mia ragazza, che andrò poi ad eliminare la parte eccedente, cioè quella che non mi interessa, quella troppo eccessiva. Modo, questo perché creerò un effetto avanzato, praticamente la pelle della mia amica si sta sfaldando per far posto a tutte le farfalle, perché adesso vedremo come ricreare un effetto di farfalle che escono dal viso. Quindi, fatta questa parte qui, dopo aver cancellato l'eccessivo, vado a ricreare, mi raccomando, sugli occhi anche, l'occhio deve essere pulito, qui sono i capelli quindi non si vedrà. Una volta fatto questo effetto, vado a ricrearmi le mie farfalle che vengono fuori dal ritratto della mia amica, in questo caso. Quindi vado a prendere la farfalla che avevo prima, o altrimenti più facilmente vado a prendermi una farfalla del gruppo che avevo realizzato a priori, col tasto sposta, come vedete me la prendo e me la porto dove voglio. In questo caso porto una qui, voglio ricreare un effetto che praticamente le mie farfalle escono fuori dal mio occhio, quindi con Ctrl J vado a doppiarmi la mia farfalla e la farfalla precedente andrò a rimpicciolirla con modifica, trasforma, scala e andrò con modifica trasforma ruota a ruotarmela e con invio me la posiziono nella zona che voglio. Ecco. Così. E vado avanti così man mano con Ctrl J a ricreare le mie farfalle, modificandone la forma, cioè la grandezza e anche magari la rotazione. Adesso fermo un attimo, perché altrimenti perderei troppo tempo per farvi vedere tutto e ci vediamo quando avrò realizzato tutte le mie farfalle. Eccomi, bene ragazzi, come vedete ho fatto tutte le mie farfalle, come potete vedere le ho fatte uscire dall'occhio da questa parte e da questa parte mi sono riservato,
per farvi vedere un ultimo tocco. Adesso andremo a ingrandire. Come potete vedere qui le farfalle iniziano a uscire dall'occhio e qui volevo metterci una farfalla che uscisse dalla crepa della pelle che si sta sfaldando, diciamo. Quindi con Ctrl J vado a doppiarmi una farfalla, quindi le vicinanze, con modifica trasforma ruota, vado a ruotarla dove voglio, modifica trasforma scala la ridimensiono. Così magari vado ad alzarmela, a ingrandirmela un altro pelo, perché dovremmo farla spuntare da sotto. Quindi clicchiamo su invio, ingrandiamo un altro pelo l'immagine, andremo a opacizzare la nostra farfalla perché così andremo a vedere la parte che dobbiamo cancellare. Quindi prenderemo la nostra gomma, andremo a cancellare, come vedete, la parte in eccesso, quella sopra alla pelle, e riportando l'opacità a 100, come potete vedere, abbiamo creato l'effetto della farfalla che esce da sotto. Quindi, come possiamo vedere, l'immagine è molto carina, come potete notare un effetto molto carino, ma non è finita qui perché adesso andremo a selezionarci qui col pulsante Shift, selezioneremo tutti i livelli, faremo un unico livello, unisci livelli. Questa è la parte della crepa, quindi una volta fatto questo andremo a unire tutto con livello, unico livello, con Ctrl J ci copiamo il nostro livello, vado su filtro, rendering, riflesso lente, vado a selezionarmi un 35, mi posiziono più o meno dove voglio l'effetto della luce, clicco su ok. Come vedrete, adesso mi è schiarito molto l'immagine, ma noi andremo sul livello di fusione e andremo a mettere luce puntiforme. Così avrò creato un effetto colorato di bagliore dalla parte destra della nostra ragazza. Un effetto molto carino. Quindi, tasto destro del mouse, unisci sotto. Andrò a crearmi un unico livello, quindi vado a ricliccare Ctrl J per un ultimo tocco e andando a cliccare due volte sul mio livello si aprirà questa finestra in cui metterò traccia, cliccherò due volte per far sì che si apra questa finestrina qui, andrò a cliccare su interno. Farò una dimensione che a me piace e qui su colore andrò a mettere sfumatura, dopo ognuno i suoi gusti, ovviamente, e mi creerò così una bella cornice finale. Cliccherò su ok. Ultima cosa, non poco importante, andrò a mettere la mia firma, quindi cliccherò su T di testo, mi aprirò mia zona dove andrò a inserire il mio testo, quindi aumento un po' nero e andrò a scrivere la mia firma,
in questo caso la mia NG fotografica. Ok, clicco su un livello, riclicco sull'altro, vado a spostarmelo col pulsante sposta. Ok, e con livello, unico livello, andrò a mettere in un unico livello la mia immagine. Bene ragazzi, questo è tutto. Spero che l'effetto vi sia piaciuto, a me piace tanto. E niente che dirvi, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, cliccate su mi piace, continuate a seguirmi. Io vi do un saluto, ciao e alla prossima.